Eder. Mech. Pallister. Chiedo scusa, ma io qua piango tutte le mie lacrime. Alessandro aveva preso dei numeri di targa perché riteneva di essere seguito. Questi numeri di targa li avete ancora a disposizione? Le ha portate via con sé, però una siamo riusciti a risalire perché sembra essere la macchina di un signore che abita vicino a noi. Di un'altra non so niente. Un'altra non... purtroppo non so niente, però... Questa delle macchine è uno dei tanti dettagli che noi abbiamo raccontato agli inquirenti in maniera proprio molto chiara e da qui nasce la mia rabbia. Perché? Perché allontanamento volontario? Perché quando è stato aperto il fascicolo per sequestro di persona contro ignoti, comunque quello che poteva fare la differenza, che era appunto visionare tutte le telecamere possibili, immaginabili, non era più possibile farlo. Noi ci troviamo dopo 3 anni ancora nella stessa situazione, dove siamo circondati da un silenzio assoluto perché non abbiamo risposte a tante domande. L'unico rumore facciamo io e mio marito, però siamo stanchi. Devo dire che in quei giorni noi, sia io che mio marito, ovviamente abbiamo dedicato tanta attenzione. Cosa diceva esattamente lui? Mi sento manipolato, io ho paura. Mamma, stai attenta quando vai in giro che non ti facciano del male. Prendeva appunto le targhe di queste due macchine, ha dormito con me per 10 giorni prima di allontanarsi, cioè era proprio in uno stato che lui ha manifestato chiaramente come si sentiva. Quello che io e mio marito non siamo riusciti a farci dire, nonostante, mi ripeto, tutto il tempo che gli abbiamo dedicato, che cosa stava succedendo. Perché poi davanti, e lo dico sempre, questo è il mio senso di colpa, davanti a tanto malessere, io volevo rispettare i suoi tempi, volevo fargli capire che ero lì, e che ero lì per aiutarlo, per ascoltarlo, senza però fargli una pressione troppo forte, perché avevo paura di farlo stare peggio. Certo che se avessi saputo che dopo 10 giorni non avrei più avuto tempo. Con noi non si apriva, l'avevo portato dallo psicologo 2 giorni prima per cercare di capire. Allo psicologo aveva detto qualcosa? Non ha detto niente di diverso di quello che ha detto a me. Fra l'altro Eleonora, lui ha voluto che io lo accompagnassi in questa seduta, quindi io ero dentro con lui. Ovviamente il mio portarlo dallo psicologo era un capire se stesse male. Quello che però in questi 3 anni ovviamente io valuto ogni minuto, dico, se fosse stato veramente così male da fare quello che ha fatto, nei giorni successivi avrebbe avuto, secondo me, degli atteggiamenti che veniva notato da qualcuno. E siccome noi abbiamo diffuso immediatamente la scomparsa di Alessandro, mi chiedo, qualcuno lo avrebbe notato? Secondo me sì. Fra 1000 persone, uno che dice, aspetta, questo ragazzo è in difficoltà. Ha colpito molto il video in cui Alessandro scappa di casa, ha colpito il fatto che il padre a un certo punto, invece di dedicarsi al figlio, si dedica al cagnolino che sta scappando. Sicuramente una scena brutta, come dice lei, il papà che abbandona il figlio e va dal cane. Non è così. Cioè, allora, Alessandro dopo questi 10 giorni di malessere si sveglia la mattina arrabbiato con me, mi dice di ogni, ma senza nessun motivo. Quindi era una mattina che noi eravamo molto in allerta, perché mi dice, mamma, non vale niente, mi hai tenuto 20 anni sotto una campana di vetro, non sai fare niente. Cioè, un figlio con cui io ho sempre avuto un rapporto fortissimo. Poi Alessandro si allontana, va in questo paesino, poi mi chiama, mamma, scusa, ti ho voluto bene.
viene in casa, prende il piatto, va a mangiare su nella sua camera. C'era una giornata stranissima. Al pomeriggio, quando mio marito lo vede in un atteggiamento molto sospettoso, si taglia le basette, lo teneva sott'occhio. E quando Alessandro gli dice: papà, vado giù a fumare una sigaretta, e Robby dice: dove vai, che piove fortissimo? Alessandro si precipita giù per le scale. Mio marito lo segue, a quel punto si accorge che c'era lo zainetto per terra che Alessandro aveva buttato giù dalla finestra. E Alessandro si precipita, corre verso il cancello con questo zainetto. Mio marito ha capito chiaramente che lui stava scappando e quindi lo porta dentro con tanta forza. Quando si sono calmate un attimo le acque, che gli dice: Alessandro, facciamo un giretto in macchina, facciamo due chiacchiere. Alessandro acconsente, apparentemente era calmo. Salgono in macchina, Robby dice: è uscito il cane, un secondo, ma un secondo lo porto dentro. Ma... e il figlio non c'era più. Cioè, quindi se lei, sì, è paradossale se uno non conosce. Avete sempre considerato l'Olanda come una pista caldissima? Io torno dall'Olanda in aprile circa, no, fine marzo, dove mi danno questa massima disponibilità. Parlando con l'avvocato, ordine d'indagine europeo, loro cosa fanno? La nostra procura di Modena mi manda la seconda domanda d'archiviazione fine aprile, primi di maggio, a cui segue un silenzio assoluto. Perché è dicembre, perché? Non abbiamo perché nessuna risposta. Sono cattiva, hanno fatto talmente tanti errori che mi vogliono portare allo sfinimento. Prima o poi questa mamma si stancherà. Io non ho mai parlato con il PM. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.